Ciao a tutti, ciao ragazzi, buongiorno, io sono Marta e sono una insegnante di Vinyasa Yoga, quindi uno yoga dinamico dove andiamo a muoverci seguendo il ritmo del nostro respiro. Oggi quindi faremo questa mezz'ora di pratica assieme, c'è Ilaria, benvenuta. E come sempre vi ricordo, se avete modo, di fare una piccola donazione che andrà alla Protezione Civile. Potete trovare il link in bio direttamente sul profilo di Benchmark, che hanno appunto attivato queste classi. Adesso siamo quasi insomma, c'è un po' una riapertura, quindi è ancora bello che ci sia ancora questa possibilità di praticare live. Quindi abbiamo classi di Pilates, HIIT e yoga, ovviamente. Ok, che cosa ci serve per oggi per la pratica? Noi e il tappetino, nient'altro. Aspettiamo ancora qualche minutino, vediamo se si connette qualcuno in più. Vabbè, direi che siamo pronti per iniziare. Quindi andiamo come sempre a sederci, alle incrociate, andiamo a prendere una posizione comoda sul tappetino. Se percepiamo che le nostre ginocchia vengono su, possiamo andare a sederci in un'altra posizione, quindi portiamo i glutei sui talloni, schiena ben eretta. Quindi possiamo, una delle due varianti va benissimo. Ok, quindi chiudiamo i nostri occhi, portiamo le mani sulle ginocchia e iniziamo semplicemente ad osservare com'è il nostro respiro. Quindi facciamo un bel inspiro, portiamo l'aria all'addome, un inspiro nasale e espirando percepiamo l'obliquo che va verso la colonna. Ancora uno, inspiro, espando, le spalle sono rilassate e con l'espiro l'obliquo va verso la colonna. Osserviamo senza giudizio com'è il nostro respiro oggi, se è un respiro un po' più calmo, un po' più agitato. E cerchiamo di essere presenti per questa mezz'ora di pratica, cercando di allontanare i pensieri che fino a poco fa avevamo nella mente e restiamo qui al presente. E poi andiamo a far partire il nostro primo inspiro da sotto l'ombelico e in tre tempi lo portiamo al petto. Inspiro, in tre tempi dal naso. Espando la cassa toracica ed espiro in tre, riporto l'ombelico verso la colonna, rilasso, inspiro in quattro, espando bene, sento il petto che si espande, i polmoni che si espandono e portiamo un respiro alla base della gola, espiro in quattro, rilasci, senti bene il radicamento con la terra quando espiri, inspiriamo in cinque. Andiamo a portare il respiro alla base della gola e alla gola. Espiro in 5. Rilassa il respiro, ammorbidisci. Inspiro in 6. Espandi bene. Andiamo a visualizzare il nostro respiro nello spazio al centro delle sopracciglia, il nostro arco intuitivo, dove andiamo a portare l'attenzione all'interno della pratica. Espiro in 6. Rilascio. Col prossimo inspiro portiamo le mani verso l'alto. Andiamo a portare le mani a preghiera di fronte al petto, lo sguardo leggermente verso il basso. Andiamo a esprimere un intento per questa pratica di oggi, qualcosa di semplice che sentiamo dall'interno di voler portare con noi. E poi espirando andiamo a svuotare il nostro addome. Inspiro. E recito internamente e esternamente il mantra Om. Ok, lentamente ci prepariamo ad aprire gli occhi. Portiamo le nostre mani sulle ginocchia e andiamo a mobilitare la nostra colonna. Con l'inspiro cresco bene con la schiena, immagino come di avere una parete dietro di me. Espiro, vado a portare la mia spalla sinistra al ginocchio destro. Inspiro, quando sono in avanti, allungo bene la zona lombare. Espiro, arrotondo e porto il mento all'esterno.
specialmente in queste prime fasi, seguiamo il nostro respiro nel movimento, quindi è lui che ci detta il ritmo. Però inspiro quando sono in avanti e espiro quando arrotondo. Lo facciamo l'ultimo e poi andiamo dall'altro lato. Inspiro in avanti e espiro. Transettiamo dall'altro lato, spalla destra, ginocchio sinistro. Inspiro in avanti. Inspira. Cerca di percepire se inizi a sentire delle tensioni a livello fisico e vai a portarci il respiro. L'ultimo. Inspira in avanti e ritorna al centro. Inspira. Sollevi le braccia verso l'alto, allungati bene, cresci bene e vai a intrecciare i palmi verso l'alto. Cresci bene, spalle lontane dalle orecchie. E vai a fletterti sul lato destro. Spingi bene le mani verso la parete frontale, i tuoi palmi, allunga bene i lati, gli ischi sono a terra. Con l'inspiro ti risollevi. Inspiri di nuovo, espira, lato opposto. Allunga bene, crea spazio. E poi ritorni al centro. Portiamo ora di nuovo le nostre mani sulle ginocchia e andiamo a fare un'onda frontale. Inspiro, ti cresci, vieni in avanti. Con l'espiro, mento all'esterno, arrotondi. Inspiro, vieni in avanti, senti le scapole che si avvicina ed espiro, arrotondi proprio. Inspiro, crea spazio. Espiro. L'ultimo, inspiro, vieni in avanti, inspiro, ti riporti in neutro, portiamo di nuovo le braccia verso l'alto e proviamo ad allungarci in avanti, le mani sono all'altezza dell'apertura delle nostre spalle e poi da qui camminiamo verso il lato destro, fermiamoci dove sentiamo che i nostri ischi si sollevano. Inspiro di nuovo, allungo ed espiro. Restiamo qua qualche istante in questa prima torsione. Ritorniamo al centro e andiamo dal lato opposto. Con l'inspiro allunghiamo e espiro. E poi lentamente ritorniamo al centro. E scivoliamo una vertebra alla volta e ci riportiamo con le mani sulle ginocchia. Andiamo ora in quadrupedia, quindi andiamo a portare le nostre mani sotto le nostre spalle, aperte, ben aperte, come una stella marina, pollice indice ben radicati a terra e il dorso dei piedi a terra. Andiamo a muovere ancora la colonna. Con l'inspiro fai partire il movimento dal bacino, porti il petto in avanti e il sguardo va frontale. Espiro, mento all'esterno, arrotondi. Attiva bene l'addome. Inspiro, petto in avanti. C'è un micro piegamento delle braccia. Espiri, arrotondi. Inspiro, petto in avanti. Espiro, arrotondi. L'ultimo. Inspiro, petto in avanti. E poi ritorni in neutro. Da qui col prossimo inspiro ti prepara a sollevare la gamba destra, attiva, dita che guardano verso il basso. Vai ora a sollevare il braccio sinistro, schiena neutra, attiva l'addome. Spingi bene, senti le due forze opposte. Espirando vai a arrotondare. Inspiri, ti allunghi. Espiri, arrotondi. Inspiri, ti allunghi. Espiri, arrotondi. Inspiri, ti allunghi e resti. Le spalle sono sopra i nostri polsi, allungati più che puoi e poi rilasci. Appoggi mano, appoggi ginocchio. Lo ripetiamo dall'altro lato, solleva la gamba sinistra, vedete che guardano verso il basso. Sollevi con l'inspiro il braccio destro. Allunga bene ed espirando, ginocchio gonfio. Inspiro, ti allunghi, il collo è morbido e espiro, arrotondi. Inspiro, ti allunghi. Inspira, arrotondi.
di l'ultimo, inspiri, allunghi, resti, spingi bene e lentamente riporti la mano in ginocchio a terra, da qui ti prepari a portare, puntare i tuoi piedi, inspiri, sollevi le ginocchia, le ginocchia sono ancora piegate e vai a portare l'addome a contatto con le cosce, ok? I piedi sono larghi quanto i nostri fianchi, le mani sono ben radicate a terra, le spalle vanno leggermente verso l'interno, extra ruota. Ok, da qui proviamo a distendere una gamba, piegare l'altra, quindi andare a mobilitare la nostra schiena posteriore. Vogliamo formare come una V rovesciata. Siamo nel cane a faccia in giù, nel primo cane a faccia in giù. Quindi trova il tempo per entrare nella tua posizione. Senti l'ombelico bene verso la colonna. Ok. Portiamoci ora sulle punte dei piedi con le quadricipiti ben attive, attiva bene le cosce, il peso è portato indietro, non venire in avanti con le spalle, espiro, riporti i talloni a terra, inspiro di nuovo, attiva bene i quadricipiti, espiro, talloni a terra, ultimo, inspiri, ti porti sulle punte, espiri, talloni a terra, inspiri, sollevi la gamba destra, anche squadrate. Espiri, porti il ginocchio destro in direzione del mento, espiri, distendi di nuovo la gamba destra e riporti il piede destro a terra, in, solleva la gamba sinistra, attiva bene, spingi bene indietro, porta il ginocchio in direzione del mento, espiri, distendi la gamba sinistra e riporti il piede sinistro a terra, lentamente, un passo alla volta, i piedi vanno in mezzo alle mani. Ok, da qui prendiamo i gomiti opposti, le ginocchia possono rimanere piegate se ne abbiamo le esigenze, i piedi sono larghi quanto i nostri fianchi, rilassa il collo, immobilità per un istante ancora la colonna. E poi lentamente ti prepari a distendere le gambe, attivare i quadricipiti, l'addome, le braccia e ti porti con le mani di fronte al petto. Entriamo ora nei saluti. Piedi larghi quanto i fianchi, gambe ben forti, piedi radicati a terra. Ok. Inspiri, allunghi le braccia verso l'alto. E espiri, fronte alle tibie. Le ginocchia possono rimanere ancora piegate. Un lungo passo indietro con la gamba destra, ginocchio destro a terra. Inspiri, ti apri. Mani a terra, ti porti nella panca, quindi hai portato la gamba sinistra indietro. Ginocchia a terra, lasci i glutei sollevati, scendi. Col petto e il mento, Ashtangasana, gomiti ben chiusi, inspiri, scivoli, piccolo cobra, sguardo frontale, espiri, punti, piedi, cane faccia in giù, lungo passo in avanti, col piede destro, ginocchio sinistro a terra, inspiri, ti apri bene il petto, punta il piede sinistro e lo porti vicino al destro e ti chiudi, inspiri, ti sollevi, allunghi bene le braccia ed espirando, ci prepariamo a farlo dal lato sinistro, ancora, in, braccio verso l'alto, e ti chiudi, Uttanasana, piede sinistro, ginocchio sinistro a terra, inspiri, ti apri, affonda bene col bacino, controlla che il ginocchio non sia oltre la caviglia, le mani a terra, siamo nella panca, addome forte, ginocchia a terra, glutei sollevati, Ashtangasana, petto, mento, apri la gola, senti bene che si distende, scivoli in avanti nel piccolo cobra, gomiti vanno indietro, espiri, punti i piedi, Adho Mukha, lungo passo, piede sinistro, ginocchio destro a terra, piedi ti apri, punti il piede, ti chiudi, Uttanasana, inspiri, ti sollevi, espiri, Samasthiti, lo facciamo un'altra volta, un po' più veloce, braccia forti, inspiri, allunghi, espiri, ti chiudi, fronte alle tibie, lungo passo indietro, gamba destra e ginocchio destro a terra, ti apri, mani a terra, panca, ginocchio a terra, scendi col petto e il mento, i glutei sono sollevati, inspiri, piccolo cobra, punti i piedi, cane faccia in giù, ora il piede destro viene in mezzo alle mani e sinistro a terra, inspiro, ti apri, punti il piede e ci chiudiamo in Uttanasana. Inspiri, ti sollevi e Samasthiti. Lo facciamo l'ultimo dal lato sinistro. Inspiri, ti allunghi e espiri, ti chiudi.
scivola col petto e il mento. Inspiro, piccola cobra, sguardo frontale, espiri, punti i piedi, canna faccia in giù. Ora il piede sinistro viene in avanti, il ginocchio destro a terra. Inspiri, ti apri, punti il piede, ti chiudi in Uttanasana. Inspiri, ti sollevi ed espirando ci troviamo con le mani di fronte al petto. Benvenuti ai nuovi arrivati. Ciao Camilla, ciao Luca. Andiamo ora a portarci con i piedi e gli alluci a contatto, gambe forti. Inspirando, piedi le ginocchia, apri il petto. Utkatasana, nella posizione della sedia, attenzione a non spanciare, vuoi portare all'interno il bacino. Lentamente, fronte alle tibie. Inspirando, lo sguardo va in avanti. Le mani vanno a terra, lungo passo indietro con la gamba destra e con la gamba sinistra. Siamo nella panca, porto le ginocchia a terra, scivolo questa volta con tutto il corpo. Le mani sotto le spalle, inspiro, piccola cobra. Espiri, punti i piedi, canna faccia in giù. Questa volta un lungo passo, portiamo il piede destro in avanti. Se non ce la facciamo, ci aiutiamo con la mano a prendere la caviglia per portare il piede bene in avanti. Punta il piede sinistro, inspira, affonda bene e ti sollevi in low high lunge, una versione del cuoriero 1. Mani a terra, panca, ginocchia a terra, scivoliamo. Inspiro, piccola cobra. Espira, Adho Mukha. Lungo passo col piede sinistro, destro puntato, forti con la gamba posteriore e ti sollevi. High lunge, allungati bene verso l'alto. Mani a terra, sinistra indietro, ginocchio a terra, scivola. Chiudi bene i gomiti. Inspira, piccola cobra. Espira. Resto qui nel canna faccia in giù per 3 respiri. Voglio portare bene il peso indietro, l'ombelico verso la colonna, trova il tuo spazio, allunga, respira e poi piega le ginocchia, lo sguardo va in avanti, un saltino o un passo e i piedi vanno in mezzo alle mani, gli alluci sono a contatto. Inspiri, ti allunghi in avanti, se non arrivi a terra, le mani vanno sulle ginocchia, sulle cosce. Inspiro, allunghi. Espiro, ti chiudi. Anche qui piega le ginocchia se necessario. E poi piega le ginocchia con l'inspiro e ti sollevi nella sedia. E fai scivolare poi le mani di fronte al petto. Questa è una versione del cuoriero del saluto al sole 2. Porta i palmi verso l'esterno, in avanti. Chiudi per un istante gli occhi. Inizia a percepire le vibrazioni e l'energia che si sta sviluppando all'interno del corpo e portiamo l'attenzione ai piedi, che sono i nostri radicamenti con la terra. Andiamo a sollevare le dita dei piedi, le apriamo bene e poi le riportiamo a terra. Portiamoci ora sulle punte dei piedi. Senti bene com'è il tuo equilibrio oggi. Ed espira, riporti i talloni a terra. Ok, da qui. Radichiamo bene la gamba sinistra a terra e con l'inspiro andiamo a sollevare il ginocchio destro, lo portiamo al petto, piede attivo in flex. Guarda un punto fisso davanti a te per aiutarti nell'equilibrio. Quando ti senti stabile, porti la tua mano sinistra al fianco ed apri. Resta con le spalle frontali. Ritorni al centro. Da qui porti entrambe le mani ai fianchi, i gomiti guardano indietro, vai a distendere la tua gamba. Piede puntato in flex, attiva l'addome. 1, 2, 3, 4 e 5. Resta con il ginocchio piegato. Andiamo a portare il piede destro sopra il ginocchio sinistro. Piede attivo in flex, petto aperto. Portiamo ora le mani a preghiera. Cerchiamo di affondare un po' di più, andiamo a lavorare con l'anca, resta, inspira, prova a distenderti, espira, affonda, inspira, espira, senti il radicamento con la terra e prova a restare, andare magari un po' più in profondità, senti qual è il tuo limite di oggi e resti, respiri lì dove senti la tensione. Fisica.
e poi lentamente ti sollevi, sciogli se senti di avere la necessità, mani, piedi, e andiamo a ripetere dall'altro lato. Radica bene il piede opposto a terra e vai a sollevare il ginocchio sinistro, piede in flex, petto aperto. Da qui porti la mano destra al fianco e vai a aprire sul lato sinistro, petto frontale, non inarcare la schiena, resta. Ritorni al centro, mani entrambi ai fianchi, gomiti che guardano indietro, punta il piede e distendi la gamba. Gamba di terra fortissima, 2, 3, 4 e 5, ripieghiamo il ginocchio e andiamo a portare il piede sinistro oltre il ginocchio destro, piede attivo in flex, espiro, mani in preghiera di fronte al petto, affondiamo, rendiamo un po' dinamico, inspiro, espiro, inspiro, espiro, restiamo. Il piede più in su, in base a come sono le tue necessità, resta, petto aperto, ancora respira, senti il lavoro dell'anca e poi lentamente ti prepari a sollevarti e andiamo a sciogliere per un istante le gambe. Ok, ritorniamo sul lato corto del tappetino, inspira, allungo le braccia verso l'alto, espirando ci portiamo con la fronte alle tibie. Un lungo passo indietro con la gamba destra e con la gamba sinistra. Portiamo con l'inspiro il piede destro in avanti, il ginocchio sinistro a terra, mano sinistra all'interno del piede, inspirando sollevi il braccio verso l'alto, braccio destro, allunga bene. Senti lo spazio che crei e poi ritorni con la mano destra a terra, resto a levare il braccio sinistro. Sguardo verso l'alto se puoi e poi ritorni con le mani al centro, a terra, vai a puntare il piede sinistro, attivi la gamba e la distendi. Di nuovo, inspirando ti risollevi nella lunge, squadra bene le anche, distendi la gamba frontale, andiamo a fare le posizioni un po' di equilibrio, porti il braccio sinistro in avanti con l'espiro affondi, braccio destro indietro, inspira, distendi. Espira, affondi, il bacino è sopra l'osso sacro, inspira, forti con le gambe, espira, ultimo, inspira, ti allunghi, espiro, resti, senti bene questa torsione, tallone posteriore spinge indietro, riporti lo sguardo frontale e le mani ai fianchi, da qui provi a portare il piede sinistro in avanti, e porti il ginocchio al petto. Proviamo a portare la gamba sinistra indietro. Distendi la gamba, le dita guardano verso il basso. Le mani possono rimanere ai fianchi o lungo il corpo. Versione del guerriero 3. Piega ora il ginocchio e ripunta il piede con controllo sinistro a terra. Allungati. Inspiro. Portiamo le mani a terra. Ci portiamo nella panca, ginocchio a terra, scivoliamo in avanti. In, piccola quadra. Espira. Ad omuca. Lo ripetiamo dal lato sinistro, con l'inspiro, piede sinistro viene avanti, ginocchio destro a terra. Mano destra va all'interno del piede sinistro, inspira. Mi apro. Allungati bene verso l'alto. Espira, riparti la mano sinistra e vai a sollevare il braccio destro. Ritorni con entrambe le mani a terra, punti il piede destro, distendi la gamba. E da qui inspirando ti sollevi, ne dai lancio. Distendi la gamba, andiamo a ripetere dall'altra parte, mano destra in avanti e braccio sinistro indietro. Inspira, ti risollevi. Espira. Inspira. Espira. L'ultimo. Inspira. Espiro, resti. Ricordati il bacino sopra l'osso sacro, apri il petto e poi ritorni con lo sguardo frontale, mani ai fianchi, prova a portare il ginocchio destro vicino al petto, piede attivo in flex, gamba ben forte. Da qui come abbiamo fatto prima, provi a portare la gamba e distendere la gamba destra indietro,
dita che guardano verso il basso, resti con le mani ai fianchi oppure le puoi portare lungo il corpo, petto aperto, e poi piega ginocchio sinistro con controllo, appoggi il piede destro, inspira, ti sollevi, mani a terra, e ci portiamo tutti per un istante con le ginocchia a terra e andiamo a portare la fronte a terra, in balasana, distendi bene la zona lombare, rilassa. E magari inspiri dal naso, espiri una volta dalla bocca. Inspiri dal naso, espiri dalla bocca. Ok. Ci portiamo ora sul lato destro, i glutei sono a terra, e andiamo a portare le nostre gambe in avanti, mani sotto le ginocchia, e lentamente ci prepariamo a sciogliere la nostra colonna, il mento allo sterno, sciogliamo in 5 tempi, 1, 2, 3, 4 e 5. Distendiamo ora la gamba sinistra e portiamo il ginocchio destro a te al petto, attiva bene, rilassa, e vai ora a portare il ginocchio sul lato sinistro, sguardo a destra, assicurati di avere possibilmente la spalla destra a contatto col tappetino. Ritorni al centro, riporti il ginocchio al petto e ti stendi. Andiamo a farlo dall'altra parte, ginocchio sinistro al petto, vai ora a solanzettare sul lato destro e porti la tua spalla sinistra. Ritorni al centro con il ginocchio, distendi le gambe e andiamo a portare di nuovo le ginocchia, anzi vicino al petto, e vai a portare gli avambracci all'interno delle tibie, se puoi prenderti gli alluci o altrimenti le caviglie, cerchiamo di portare bene le ginocchia verso il basso, la posizione del bambino felice, happy baby, per massaggiare ancora per un istante la colonna. Lentamente ti prepari ad allungare la gamba destra e la gamba sinistra sul tappetino, gli alluci che sono leggermente verso l'esterno, e vai a sollevare i palmi delle mani verso l'alto, chiudi per un istante gli occhi e preparati ad ascoltare la sensazione del tuo corpo a terra. Percepisci il peso del corpo a terra. Vai a rilassare il quadricipite destro, rilassa il quadricipite sinistro, rilassa le anche, senti completamente il peso a terra. Vai a rilassare le spalle, le scapole, le abbandoni completamente. Rilassa la gola, rilassa le clavicole, rilassa il palato. Rilassa gli occhi, le sopracciglia e abbandoni completamente l'intero capo. E resti ancora qualche istante in ascolto di queste sensazioni di rilassatezza che hai creato con la pratica. Ok, allora io vi lascio ancora se volete stare qualche istante in più in Shavasana. E vi saluto, ci vediamo settimana prossima, mercoledì. E per ogni necessità potete scrivere a Benchmark o necessità o curiosità. Intanto grazie per aver praticato con me e buona giornata a voi.